Eccoli gli studenti di Web Valley, la scuola estiva della Fondazione Bruno Kessler, dedicata ai ragazzi delle scuole superiori. L'edizione di quest'anno, la 11ª, è stata davvero speciale. Oltre ai 15 italiani hanno partecipato anche 7 teenager americani, provenienti dal Texas, Oregon, Alabama, Connecticut e dalla Pennsylvania, e selezionati tra i finalisti dell'International Science and Engineering Fair della Intel, il più importante concorso scientifico del mondo riservato agli studenti delle scuole superiori. Durante le 3 settimane del campus, immersi nelle Dolomiti Trentine della Valle del Primiero, gli studenti hanno avuto modo di sperimentare una modalità nuova di apprendimento e toccare da vicino il mondo della ricerca. In stretta interazione con i ricercatori della Fondazione Bruno Kessler, hanno sviluppato un'installazione informatica open source per il futuro Museo della Scienza di Trento, con cui è possibile presentare l'ambiente e le sue evoluzioni climatiche in una forma del tutto nuova. Grazie a dei sensori e a una telecamera 3D che registrano i movimenti e li elaborano in tempo reale, il corpo dell'utente si sostituisce al classico mouse o joypad. Il sistema permette di immergersi nei dati scientifici sul cambiamento climatico raffigurati su un mappamondo virtuale. Si possono così vedere gli effetti su scala mondiale o locale, capire l'evolversi delle stagioni in Trentino o della biodiversità alpina. Grande scommessa quest'anno, parlare di questa grande immagine della sfera globale e portarla vicino ai dati trentini. Quindi gli strumenti nuovi per parlare con il web, per parlare con il mondo del calcolo scientifico, quindi tablet, e poi questa idea bellissima dell'analisi dei gesti con lo strumento che piace fa impazzire i ragazzi dal punto di vista dei giochi, e qua si vede che si può usare per ragionamenti scientifici. Penso che questa sia stata una di quelle cose che è stato un po' rubare in chiesa, insomma, li abbiamo fatti divertire moltissimo e anche lavorare tantissimo nello stesso tempo. Allora, facciamo un commento conclusivo di questa 11ª edizione. Volate anche queste 3 settimane, io credo che sia come sempre una grande emozione lavorare con ragazzi così in gamba, e la sfida era quella di passare all'essere internazionali con ragazzi italiani che si confrontano con gli stranieri, con la lingua soprattutto, anche noi, e devo dire che è stato molto entusiasmante. Estimator of the true average, then the arithmetic average, which does not mean to say that if you toss a coin 10 times. L'iniziativa Web Valley è un'esperienza speciale. Web Valley ha una formula abbastanza collaudata, sono 3 settimane. La prima settimana è dedicata alla didattica, quindi si danno tutti gli strumenti necessari ad arrivare alla fine del progetto. La seconda settimana è più focalizzata sulle applicazioni. Quest'anno abbiamo ad esempio invitato diverse persone, abbiamo organizzato con teleconferenze con persone da diverse parti del mondo che hanno permesso ai ragazzi di toccare con mano un po' gli argomenti che poi andavano ad esplorare durante la terza settimana, che invece è quella dove si concentrano più sul progetto e lavorano sodo, non 24 ore al giorno ma quasi, sull'obiettivo finale. Oggi abbiamo visto quelle che sono le prime fondamenti, i primi passi che si possono muovere nel mondo dell'intelligenza artificiale quando uno è interessato a risolvere problemi in un qualche modo cercando di rimanere vicini al modo attraverso il quale gli uomini risolvono i problemi, cioè usando l'apprendimento come una delle chiavi per risolvere problemi. Questi ragazzi bravissimi hanno sviluppato delle modalità innovative di interazione con le nuove tecnologie, però allo stesso tempo andando a intercettare dei temi come quelli della sostenibilità
legati al cambio climatico, sulla biodiversità, su ad esempio un tipo di agricoltura, quella del vino, che è così specifica delle Alpi, oppure del cambio climatico legato alle stagioni della vegetazione, che sono argomenti che in quanto tali saranno molto interessanti poter esplicitare all'interno del museo. Going well. Yeah. Are you enjoying the Web Valley? Yeah, it's great. It's really fun. Hi. Good. Are you enjoying Web Valley? Oh yeah, and the food too. The Web Valley program is absolutely amazing. You get to experience various different programming sessions, lectures, and create a product that can help everyone. Plus, you get 3 weeks of really awesome food, time in Italy, as well as get to spend time with some really amazing people who are going to be friends for life. It's been so much fun and so inspiring. We've learned so much from each other as well as all the teachers in terms of the skills such as programming, learning about climate change, and also just team collaboration. And I've met so many amazing people here, so I would definitely recommend it to anyone who's really interested in this type of stuff. Yeah, I really like it. It was so exciting also to meet a lot of new people and to be able to communicate with people that come from so far from us, such in the US. And yeah, the English was very important for us. It has been a very interesting for me that I also like very much science, so. The most interesting aspect is working with true researchers and see how they really work and how they really do their jobs. Are you proud of your work? Oh, very much so. Actually, it's really been a big team effort, and seeing how much the collaboration paid off in the end really makes all the work and the long nights worth it. And it really showed how everyone came with a different skill set, but in the end we were able to put together all of our skills and our talents and really make a very good finished product. Questa la tagliamo comunque.